Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma l'abbiamo risolto. Bentrovati al nostro primo incontro di casi clinici, che è la seconda edizione. L'abbiamo articolato in due parti, una parte diciamo primaverile che comprende 8 incontri che terminerà a giugno, e poi una seconda parte che si avrà nel periodo autunnale. I casi clinici ci attirano sempre molto, vedrete che gli argomenti sono vari e secondo me molto belli e interessanti. Io non vi rubo altro tempo, visto appunto anche il lieve ritardo. Cedo un attimino la parola a Giancarlo, che anche lui per i suoi saluti, e poi diamo la parola ai relatori. No, grazie, semplicemente un saluto. Noi ci contiamo molto su questa cosa e questi appuntamenti vorremmo che diventassero regolari una volta alla settimana e che andassimo avanti a nastro, non so, casi clinici anche non conclusi, aperti, magari ci venisse voglia di discuterli in gruppo per vedere se qualcuno ha qualche soluzione. Per adesso, come vi ha detto Elena, faremo due sedute. E andiamo avanti fino a settembre, no? Ottobre, Elena. Poi, se avete altri casi clinici, mandateci e cercheremo di proseguire con se Giuseppe Otteri naturalmente ci supporta e non scappa via. Per cui, Elena, vuoi presentare tu i nostri due relatori di oggi? Ecco, allora presentiamo la dottoressa Ottavia Magnani e il dottor Giorgio Vita, che lavorano al Policlinico Universitario del San Martino insieme al dottor Guastalla, che poi credo si collegherà successivamente. Quindi prego, chi di voi inizia? Credo Giorgio, non so. Sì, buonasera Giorgio. Buongiorno a tutti. Noi, come anticipato, lavoriamo a San Martino. Grazie per la partecipazione e l'invito. Anche noi partecipare attivamente con casi clinici è qualcosa sempre di molto stimolante, soprattutto quando si trattano di casi anche in ambito immunologico, che comunque è una patologia ad ampio respiro e quindi prevede anche sempre avere a che vedere con altri colleghi, con internisti, e quindi ci piace sempre discutere i nostri casi con voi. Io sono Ottavia Magnani, il collega dottor Giorgio Vita, specializzando nel secondo anno di immunologia, e lascio subito la parola a lui per la descrizione del caso. Condividiamo lo schermo. Allora. Ok, aspettate che. Ok, prego. Allora, buongiorno a tutti. Il caso di cui che volevamo presentarvi oggi abbiamo intitolato caso di un granuloma o della sarcoidosi. In questo caso volevamo mettere l'attenzione su come il granuloma sia una manifestazione che può essere dovuta a diverse cose e a diverse patologie, appunto, e la sarcoidosi è una di queste, però bisogna sempre cercare di capire il paziente se, come nel caso di questo paziente di cui andiamo a parlare, ha altre possibili cause di sviluppo di granulomi. Allora, il paziente ha 65 anni ed è stato preso in carico presso il nostro day hospital nel 2019. E prima era seguito in un altro centro. Infatti, la documentazione che abbiamo è abbastanza incompleta, appunto, per la storia di anche tanti anni di malattia di questo paziente. In anamnesi c'è 10 pacchetti all'anno di fumo, abitudine smessa nel 1981, apparente buona salute fino ai 35 anni e madre affetta da immunodeficienza comune variabile. L'esordio di malattia è nel 1992 con la comparsa di noduli cutanei al dorso e successivamente anche linfadenomegalie, linguine all'ascella e un iniziale interessamento interstiziale polmonare. Negli anni il paziente eseguiva diverse biopsie a livello dei noduli cutanei dapprima e poi anche a livello delle linfadenomegalie e queste biopsie riscontravano una linfadenopatia granulomatosa epitiroidea di tipo sarcoidosico.
La sarcoidosi è una diagnosi clinica di malattia in cui ci si basa appunto sulla presentazione clinica del paziente. Ci sono delle sindromi sarcoidosiche come la sindrome di Lofgren che sono appunto diagnosi cliniche e non necessitano neanche di approfondimenti. Mentre di solito appunto nei casi più comuni di sarcoidosi si effettuano approfondimenti di tipo istologico, citologico, in cui l'elemento principale è il riscontro di granulomi caseosi. E inoltre, molto importante nella diagnosi sarcoidosi, l'esclusione di altre cause di granuloma. Il granuloma è un'area di infiammazione circoscritta che si crea a seguito della presentazione di un antigene, c'è un centro di macrofagi circondato da linfociti, principalmente linfociti di tipo T, che servono appunto a racchiudere e intrappolare questo antigene, e soltanto che, come spesso accade, questi granulomi hanno una risposta immunitaria che non riesce più a essere controllata e si perpetua questa infiammazione. Sono caseosi o non caseosi. Un caso tipico è il granuloma della tubercolosi, in cui c'è anche un'area centrale di necrosi colliquativa, e quelli non caseosi, come per esempio quello della sarcoidosi. Nella sarcoidosi la patogenesi è appunto una risposta immunitaria contro un PAMP, quindi un pathogen associated molecular pattern, in pazienti che con studi genetici si è vista una suscettibilità a livello genetico, e in questi pazienti appunto l'incontro con questo PAMP crea una risposta disregolata, un'attivazione di una risposta di tipo TH1 e TH17, e la creazione successiva di un granuloma non necrotizzante. Tornando appunto alla storia di questo paziente, gli altri dati, oltre appunto alle biopsie che mostravano questi granulomi di tipo sarcoidosico, sono la presenza di linfoedemopatie mediastiniche, che sono un altro dei elementi principali della sarcoidosi. Aveva eseguito una scintigrafia con gallio che mostrava un iperaccumulo a livello mediastinico bilateralmente e anche un bronchoalveolar lavage con riscontro di linfocitosi e una predominanza di linfociti T. Anche se c'è da dire che di solito in una sarcoidosi il rapporto fra linfociti T CD4 e CD8 è maggiore di 5, nel caso del nostro paziente era 0,8, quindi questo non è un elemento molto tipico. Inoltre si riscontravano un'iniziale alterazione di tipo restrittivo alla spirometria e inoltre anche un valore elevato di ACE, che in realtà appunto l'enzima che converte l'angiotensina non è più usato come elemento per porre diagnosi di sarcoidosi, in quanto manca di specificità e si trova in quasi tutte le patologie granulomatose polmonari. La diagnosi differenziale della sarcoidosi comprende varie cose, appunto come l'esposizione a farmaci o tossine, di immunodeficienza, infezioni fungine o parassitiche o anche HIV, malattie infiammatorie, tumori, specialmente linfomi, vasculiti, granulomatose. Il trattamento si basa appunto sulla presenza di sintomi e rischio di danno d'organo. Infatti, in mancanza di sintomi o di rischio di danno d'organo, si può anche fare un approccio wait and watch senza trattare. Nel caso del trattamento, si basa sulla somministrazione di steroidi, appunto, alla dose di 20-40 mg al giorno, che viene progressivamente poi scalato
e viene ridotto nell'arco di 1-6 mesi in appunto se il quadro clinico, in base a quanto è severo il quadro clinico. Ovviamente un quadro clinico più severo necessita di una terapia più lunga. Quindi successivamente al primo riscontro di sarcoidosi veniva avviata una terapia steroidea anche a dosi abbastanza alte, 1 mg per chilo, che veniva ridotta nell'arco di 9 mesi. Successivamente il paziente negli anni successivi effettuava dei ricoveri per polmonite batterica in cui si riscontravano dei valori di immunoglobuline ridotti. Dapprima questo riscontro era attribuito a un effetto dello steroide, che può essere appunto una causa di ridotti valori di immunoglobuline, e successivamente però rimanendo molto bassi anche in occasione di un altro ricovero, nel 1996 veniva posta la diagnosi di immunodeficienza comune variabile. Questo è l'algoritmo diagnostico dell'ipogamma globulinemia, quindi nel riscontro di valori di immunoglobuline ridotte bisogna sempre interrogarsi dapprima se ci sono possibili altre cause, come per esempio sindrome nefrosica o enteropatia proteina disperdente, sempre farmaci oppure malattie neoplastiche o infezioni come HIV o anche infezioni da citomegalo o Epstein-Barr virus. Se le cause secondarie sono escluse, si può andare anche a studiare la risposta ai vaccini e se la risposta ai vaccini è incompleta o mancante, allora in quel caso si può porre diagnosi di immunodeficienza. Questi sono in particolare i criteri diagnostici delle società europee e internazionali, gli ultimi, in cui in tutte e due è necessaria un valore ridotto di immunoglobuline G su due prelievi effettuati a 3 settimane di distanza, a meno che, almeno in linee guida internazionali, questo riscontro sia un valore molto basso e quindi non è necessario ripetere la misurazione, ma si può avviare subito una terapia sostitutiva. E inoltre la risposta è ridotta alle vaccinazioni e l'esclusione di cause secondarie. L'età maggiore di 4 anni appunto per escludere cause genetiche che si manifestano di solito nella prima infanzia. Nelle linee guida europee ci sono anche altri criteri, come per esempio la ridotta quantità di cellule B switch memory o profondi deficit di cellule T o valori ridotti di IgA senza valori ridotti di IgM. E volevo farvi notare come nelle linee guida europee sia comparso da poco le manifestazioni cliniche, che sono appunto, oltre alle infezioni, anche autoimmunità, malattia granulomatosa e malattia linfoproliferativa, oppure membri familiari affetti dalla malattia, quindi familiarità, cosa che il nostro paziente aveva, in quanto anche la madre è affetta da immunodeficienza comune variabile. Il trattamento dell'immunodeficienza comune variabile si basa su un trattamento sostitutivo di somministrazione di immunoglobuline per via endovenosa sottocutanea, che hanno una dose iniziale di 0,4-0,6 grammi per chilo al mese. Si può aumentare questa dose in base appunto al quadro clinico, presenza di bronchiectasie oppure enteropatia o splenectomia. E quindi diciamo si può un po' modulare anche in base alla severità del quadro. È consigliata inoltre l'immunizzazione passiva con vaccini e il trattamento delle complicanze in particolare. Per quanto riguarda le complicanze, ovviamente le complicanze infettive sono quelle principali e più, diciamo, ovvie, principalmente a livello polmonare e gastrointestinale, ma come appunto anche nelle linee guida europee, bisogna porre attenzione alle manifestazioni autoimmuni di immunodeficienza, in particolare le citopenie autoimmuni
oppure malattia granulomatosa. Inoltre, i pazienti affetti da immunodeficienza presentano un alto rischio di sviluppare tumori, soprattutto tumori del sangue e tumori a livello del tratto gastrointestinale, adenocarcinoma dello stomaco e adenocarcinoma dell'esofago. Sempre tornando al paziente, la sua storia va avanti e nel 2005 il paziente viene ricoverato per un'anemia emolitica autoimmune severa con valore di emoglobina di 3,8 e positività al CUMS diretto e indiretto. Si effettuava dapprima una terapia con boli di steroide e immunoglobuline a dosaggio immunomodulante, quindi ad alto dosaggio, e inoltre anche un ciclo di ciclofosfamide che poi veniva interrotto per mancata tolleranza. Nel 2006, quindi l'anno successivo, il paziente veniva ricoverato di nuovo per una piastrinopenia invece, fino ad arrivare nel 2015 a essere splenotimizzato. Quindi queste sono, diciamo, le citopenie autoimmuni che ha mostrato. Nel 2016, inoltre, in seguito a una biopsia sommidollare, viene diagnosticato un linfoma non Hodgkin. Pertanto, si esegue un trattamento con rituximab. Successivamente al trattamento con rituximab, il paziente non ha più mostrato flares di malattia di citopenia autoimmuni, quindi di anemia o piastrinopenia. Inoltre, l'altra complicanza che il paziente ha mostrato negli anni è una progressione del danno polmonare con spirometrie che mostrano un danno progressivo, un peggioramento che era da prima restrittivo, poi è diventato misto, di tipo restrittivo ostruttivo, e alle radiologie, all'imaging, una persistenza di queste nodulazioni parenchimali bilaterali più un'interstiziopatia, accompagnata ovviamente dalle linfadenomegalie mediastiniche. Allora, la GNILD appunto è un'entità che sta venendo sempre più, sta acquisendo sempre più importanza nel paziente affetto da immunodeficienza comune variabile. GNILD sta per granulomatous lymphocytic interstitial lung disease, ed è definita come un'entità clinico-radiologica patologica in cui si associa un infiltrato linfocitico e o granulomatoso e in cui sono state escluse altre cause. Di solito questa entità si accompagna alla formazione di granulomi anche in altri distretti come la milza, il fegato, i linfonodi, anche se la sintomatologia è quasi esclusivamente a livello polmonare, in cui la progressione di questo danno polmonare porta a un'insufficienza respiratoria, che già di per sé può essere dovuta nel paziente alle infezioni polmonari, ma è un'entità distinta appunto da questo. Nei recenti studi che sono stati fatti su questa entità, si è visto che la prevalenza è del 5-10% nei pazienti affetti da CVID. Stanno venendo fatti sempre più studi per capire come si possa possano trovare dei marker di questa malattia che possano aiutarci a capire chi sono i pazienti che la andranno a sviluppare. Sembrerebbe per ora che una ridotta quantità di cellule B switch memory sia associata. Ed è importante appunto capire chi sono questi pazienti, perché hanno un outcome peggiore. E appunto, se adesso le complicanze infettive nei pazienti affetti da immunodeficienza vengono abbastanza controllate dalla terapia sostitutiva, invece questa entità è ancora poco controllata, diciamo. E allora, il granuloma è appunto un'entità che si può vedere sia nella sarcoidosi che nella GNILD, appunto in questa altra entità, ed è importante appunto capire quali sono le differenze, come nel caso del nostro paziente, in cui dapprima questi granulomi erano stati attribuiti a una sarcoidosi,
ma poi con l'andare avanti della sua storia clinica e quindi con lo svilupparsi di altre complicanze che sono tipiche dell'immunodeficienza di tipo autoimmune soprattutto, possiamo vedere che forse non era proprio sarcoidosi, poteva anche essere dovuta a quest'altra entità, cioè la GRID. Allora, nella sarcoidosi le manifestazioni extrapolmonari coinvolgono, sono uveite, coinvolgimento muscolo-cutaneo, cardiaco e del fegato, anche se può ovviamente colpire diversi distretti. E, mentre nella GRID, appunto, come vi dicevo prima, i granulomi possono essere trovati anche lì nel fegato, nella milza, nei linfonodi. Quello che di sicuro è la cosa che ci fa distinguere più facilmente queste due entità è la clinica, dove nel paziente affetto da immunodeficienza ovviamente ci sono le tipiche manifestazioni, cioè le manifestazioni infettive, quindi infezioni ricorrenti, le manifestazioni autoimmuni come per esempio le citopenie autoimmuni o le manifestazioni neoplastiche. Tutte cose che il paziente appunto ha poi sviluppato negli anni. Un'altra differenza importante è appunto l'ipogammaglobulinemia che caratterizza l'immunodeficienza e quindi in un paziente con GRID si può trovare, mentre nella sarcoidosi di solito si trova un'ipergammaglobulinemia policlonare. Per quanto riguarda i valori di ACE o PFR, non sono molto utili nel distinguere le due entità, infatti, come dicevo prima, l'ACE non è specifico per distinguere una manifestazione granulomatosa o l'altra, e il danno polmonare può essere presente in tutte e due. L'aspetto radiologico invece è tipico e diverso nelle due entità, infatti nella GRID l'interessamento è principalmente i lobi inferiori, con più che altro interstiziopatia, cosa che non c'è nella sarcoidosi, quindi ground glass e holosign. Mentre nella sarcoidosi questi noduli sono principalmente ai lobi superiori. E la differenza poi principale è anche il decorso clinico che hanno le due malattie. Infatti la sarcoidosi molto spesso va incontro a remissione spontanea senza necessità di terapia, mentre o comunque ha un'ottima risposta alla terapia con steroide, mentre la GRID è una complicanza appunto dell'immunodeficienza, ha un decorso peggiorativo, progressivo e necessita di un trattamento tempestivo. E lascio la parola a Ottavia. Allora, giusto due o tre parole per sottolineare un po' quello che secondo noi è importante, il messaggio che volevamo lanciare con questo caso, oltre ovviamente alla speculazione finale se effettivamente questi granuloma fossero da attribuire alla malattia infiammatoria in corso di immunodeficienza oppure ad una diagnosi proprio di sarcoidosi. Quello che sappiamo noi ad oggi e che ovviamente è anche la cosa più importante e più interessante dei pazienti con l'immunodeficienza comune variabile è che sono associati ad un'immunodisregolazione importante. Questo a volte sembra effettivamente non sembra una cosa logica perché stiamo parlando di pazienti che hanno una immunodeficienza di per sé, però in realtà questa immunodeficienza, come abbiamo visto, si associa molto spesso a fenotipi caratterizzati da alterazioni autoimmuni, disordini da iperinfiammazione, nonché ovviamente l'aumentata suscettibilità a tumori e malattia linfoproliferativa. Questo tra l'altro impegna il clinico ad oggi più che l'immunodeficienza di per sé, proprio perché grazie alla terapia sostitutiva tutto ciò che è le complicanze infettive in realtà sono qualcosa molto ben gestito e invece impatta molto sull'outcome questo fenotipo prevalentemente infiammatorio e di disregolazione del sistema immunitario.
Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando effettivamente di una buona percentuale di pazienti, nel senso che più o meno circa il 20% dei pazienti con immunodeficienza comune variabile nell'arco della sua storia clinica ha delle manifestazioni di tipo autoimmune. La maggior parte, come diceva prima Giorgio, sono prevalentemente citopenie, e quindi parliamo di anemie emolitiche o di trombocitopenia, ma anche altri disordini autoimmuni, organo specifici o anche sistemici si possono osservare. Di pari passo a questo, malattia granulomatosa sistemica o organo specifica. Sappiamo che sono comunque anche, questi sono studi fatti su popolazioni di pazienti con immunodeficienza comune variabile, e dove potete vedere più o meno la percentuale di patologie che possiamo vedere, ma abbiamo anche pazienti con artrite reumatoide, pazienti con vasculiti, con importanti epatiti autoimmuni che necessitano comunque un trattamento specifico e a volte anche aggressivo. Questo nel corso degli anni ha portato negli ultimi decenni alla necessità di ricerca di marker immunofenotipici associati proprio a questi pazienti, in modo tale da riuscire anche a prevenire quanto possibile, o comunque anche fare una terapia target più specifica possibile. Senza andare troppo nello specifico di quanto riguarda le disregolazioni immunitarie, quello che sappiamo nei pazienti con immunodeficienza comune variabile è che c'è sì una disregolazione dei linfociti B, ma anche in realtà dei T. Nello specifico, per quello che riguarda linfociti B, come ha già anticipato, abbiamo ridotto un numero di switched memory B cell e un'espansione di CD21 low, che sono delle cellule che hanno un homing prevalentemente per il tessuto periferico e effettivamente si associano ad un pattern più autoimmune. Per quanto riguarda invece le disregolazioni del compartimento T, quello che è stato visto negli studi di popolazione è che c'è un difetto delle T-reg che sappiamo essere necessarie per il mantenimento della tolleranza periferica. E sempre grazie agli studi degli ultimi decenni, gli sforzi degli ultimi decenni sono proprio anche volti alla ricerca dei difetti genetici, che sono sia poligenici che monogenici, proprio per cercare di capire la patogenesi di queste manifestazioni più autoimmuni dei pazienti immunodeficienti. Queste alterazioni, difetti genetici, sono tutte a penetranza anche variabile, ma soprattutto da quello che si può vedere, prevalentemente sono in geni codificati e sono diciamo necessarie, proprio implicati nello sviluppo, nella maturazione, nella costimolazione TB e quindi nella trasduzione del segnale, e quindi sono tutti step che possono poi diciamo andare a incidere sulla perdita della tolleranza immunologica, aumento delle patologie e del fenotipo autoimmune. Ovviamente ultimamente sono stati fatti anche degli studi su quale sia il ruolo del microbioma, con una diminuzione della funzione della barriera del sistema immunitario a livello intestinale, un'aumentata traslocazione batterica, e questo può portare effettivamente ad avere un trigger persistente del sistema immunitario con un'alterazione dell'immunomeostasi. Tutto ciò ovviamente va di pari passo ad un'intrinseca incapacità del sistema immunitario che è deficiente, diciamo, a eradicare i patogeni, e quindi la conseguente eccessiva risposta infiammatoria, la persistenza di PAMS e quindi tutti i normali, la normale omeostasi del sistema immunitario viene a mancare, e quindi sempre verso una perdita della tolleranza immunologica e uno squilibrio verso un'aumentata disregolazione, disreattività. Questo implica soprattutto ad oggi un'attenta gestione delle complicanze dell'immunodeficienza comune variabile. Come abbiamo visto, soprattutto quello, il danno polmonare sicuramente più severo per quanto riguarda poi la funzione respiratoria, il mantenimento di un'adeguata funzione respiratoria del nostro paziente, per cui comunque i pazienti vengono seguiti con prove di funzionalità respiratorie e un follow-up radiologico. Ovviamente quando è necessario i pazienti hanno una profilassi antibiotica e vengono avviati a fisioterapia respiratoria. Per quanto riguarda invece le citopenie, ovviamente la gestione delle stesse con terapie immunosoppressive,
le malattie granulomatose, anch'esse ad oggi effettivamente la maggior parte delle volte quando sono aggressive la gestione è fatta tramite terapia immunosoppressiva, così come ovviamente la gestione del linfoma prende la via della gestione classica del linfoma nei pazienti affetti da immunodeficienza. Le nuove prospettive però, guidate diciamo anche dalle nuove conoscenze genetiche, ci permettono anche di andare verso una target therapy. Come faccio un esempio, nei pazienti che hanno un deficit del CTLA4 e quindi dei meccanismi di regolazione dei linfociti e dell'iperattività del sistema immunitario, è comunque può essere utilizzato la Abatacept, così come anche gli antagonisti recettoriali dell'interleuchina 6 sono stati proposti come, ad uso nei pazienti con immunodeficienza che presentano un pattern, un fenotipo con artrite reumatoide, artralgie, e che hanno, sono associate ad una mutazione con un gain of function di STAT3. Questo anche per dire che per quanto il paziente sia immunodeficiente, se adeguatamente coperto con la terapia sostitutiva, non dobbiamo fermarci di fronte alla necessità di utilizzo di terapie immunosoppressive anche importanti. Proprio per concludere, i take home message sono che l'immunodeficienza comune variabile è un disordine eterogeneo effettivamente, sia dal punto di vista della patogenesi, sia dal punto di vista dei fenotipi clinici che ci possiamo trovare. Le complicanze infettive spesso sono misconosciute, ma spesso possono anche rappresentare il primo motivo di approccio, possono anche essere effettivamente precoci e quindi portare, se in concomitanza di una citopenia non andiamo effettivamente a studiare un immunofenotipo del paziente o la presenza di un'ipogamma globulinemia misconosciuta, questo può comportare un delay diagnostico e un'aumentata mortalità. La diagnosi differenziale della malattia granulomatosa ovviamente rientra, quindi vogliamo anche stressare il concetto che le immunodeficienze rientrano nella diagnosi differenziale delle malattie granulomatose, tra cui anche la sarcoidosi. E con questo vi ringraziamo e siamo aperti alle domande. Grazie, bellissima presentazione, molto precisa e completa. Vediamo se... Allora, non vi ho detto, potete partecipare con delle domande attraverso la chat. O domande e risposte, c'è anche la cosa. Sì. Vediamo se riesco un attimino. Ecco la chat. Posso farvi una domanda io intanto? Vediamo se qualcuno scrive qualcosa. Poi non abbiamo tanto tempo, però io vi ringrazio perché è una patologia che ignoravo completamente. E mentre mi è capitato nella vita di incontrare parecchi soggetti con un'immunodeficienza comune variabile che stavano benissimo. Avete detto che è una malattia in parte genetica, perché effettivamente questo uomo aveva una mamma con una immunodeficienza, non sbaglio. Sì. Esiste una storia genetica di questa roba, cioè è possibile identificare famiglie che hanno questa malattia? Diciamo che è proprio l'idea del fenotipizzare il più possibile dal punto di vista immunologico i pazienti, anche in quest'ottica, e anche le famiglie, laddove ovviamente abbiamo dei cluster, tra virgolette, familiari. Purtroppo le alterazioni, come dicevo, genetiche note, ce ne sono tante, e sono le più pleomorfe, ovviamente, come dicevo, la penetranza è variabile. E vale la pena però nei pazienti con familiarità fare uno studio approfondito genetico, che tuttora non è proprio ancora nella nostra pratica clinica, ma effettivamente la medicina di precisione ci porta anche verso questo, sì, proprio anche nell'ottica delle possibili complicanze. Bellissimo. Mm-mm. C'è già una domanda. Forse. C'è una domanda, sì. La vedete? O... Sì, la vediamo. Ok. Tra i segnali che possiamo avere facilmente, oltre da ipogamma, c'è altro. Bene, allora,
oltre di programma appunto le manifestazioni infettive, quindi infezioni ricorrenti, a volte anche da organismi opportunistici, se vogliamo, e lo studio che si può fare più approfondito dopo uno riscontro di programma Romania è quello della risposta vaccinale, in cui si va a vedere come la produzione di anticorpi alle comuni vaccinazioni che sono già state fatte, e se si riscontra una mancata risposta ai vaccini si può ripetere il vaccino e rivedere appunto come risponde l'organismo, quindi come risponde il sistema immunitario ai vaccini, che diciamo sono un po' un test per vedere come funziona il sistema immunitario, cioè comunque la risposta a quella produzione di immunoglobuline. E poi altre cose che si possono vedere. Eventualmente una tipizzazione linfocitaria. E nella maggior parte dei pazienti con immunodeficienza comune variabile non c'è un'alterazione numerica importante dei linfociti T, CD4. Sì, può esserci effettivamente una linfopenia anche T, ma non marcata. Però in generale comunque fare una tipizzazione periferica approfondita è consigliato. La malattia granulomatosa, cosa facciamo? Polmonare, cosa si può fare? Osservare, monitorare, basta? Ho capito male io oppure c'è qualcosa che si può fare? Per no, beh, allora sicuramente va monitorato nel tempo l'andamento. Chiaro che se è una patologia con un importante interessamento interstiziale, purtroppo in questo momento ne abbiamo ricoverato un paziente giovane con una fibrosi polmonare importante, già anche posta indicazione eventualmente a trapianto, quello che possiamo fare è agire il più possibile con terapia immunosoppressiva per cercare di ridurre la quota infiammatoria ancora persistente, proprio per evitare le complicanze, la fibrosi sulla quale però purtroppo già non potremo fare più granché. E quindi sicuramente agire con una terapia immunosoppressiva di fondo laddove effettivamente ci sia un coinvolgimento clinicamente importante. Questa cosa mi sembra molto interessante perché è una popolazione che io ho sempre immaginato come a rischio di infezioni, poi alla fine vale invece immunosoppressa, se vuoi in qualche modo provare a controllare l'evoluzione prognostica negativa che poi hanno, possono avere appunto a livello polmonare. Sì, diciamo che comunque sono pazienti che una malattia, una linfadenopatia sistemica possono averla, perché ovviamente laddove il sistema immunitario riesce a rispondere ai trigger infettivi che ha sempre risponde, quindi se abbiamo una linfadenopatia non necessariamente dobbiamo accanirci contro di questa. Laddove però il danno a livello dell'organo è più importante, vale la pena. Certo. Sì. E il lavaggio, il BAL invece che avevate fatto, non vi ha, avete detto che c'è la differenza tra i linfociti T, CD4 e CD8, questo poteva mettervi sulla strada in qualche modo non vi tornava come sarcoidosi, mi sembra fin dall'inizio. Sì, allora all'inizio appunto il paziente non era seguito in questo centro, quindi noi abbiamo raccolto un po' quello che era stato fatto precedentemente, però è stato diciamo interpretato come il fatto che l'inversione del rapporto CD4-CD8 non fosse notevolmente aumentato in favore dei CD4, che è più tipico della sarcoidosi, non è stato particolarmente utile, penso, per chi appunto in quel momento aveva in carico il paziente. Poi comunque successivamente la diagnosi di sarcoidosi era stata posta anche quella di immunodeficienza, quindi il paziente successivamente la comparsa di citopenie aveva iniziato anche a essere trattato come un tipico paziente affetto da immunodeficienza. Però no, in quel caso il BAL non era stato un fattore che aveva cambiato la diagnosi del paziente, aveva messo in dubbio quella precedente. Gli indici di flavosi com'erano? Erano
Allora, a noi manca proprio un gap di data lavorata. Soprattutto prima del 2005, cioè, me ne ho trovato poco. Ah sì? Sì, non avevamo grossa documentazione, solo qualche istologico. Ci aspettiamo effettivamente forse un movimento degli indici di flow, così per quello che ci possono aiutare in questi pazienti. Cioè, ci doveva essere, ecco, insomma, tra una malattia che progredisce. Sì, sì. Va bene. Cosa dici, Elena? Direi che è stato un caso clinico molto interessante. Molto, sì, molto, molto, molto interessante, complimenti. Andrea, cosa fai? Scena muta lì dietro. Ciao. Ciao Andrea. No, davvero. Ciao a tutti. Bravi. Molto bravi, sì. Grazie. Bravi. Cioè, fa piacere sentirlo, anche perché magari non tutti abbiamo questo tipo di casistica di pazienti, però invece un ricordo e anche un sapere un pochino poi come indirizzare i pazienti è fondamentale, importante. Quindi credo che sia utile un po' per tutti, insomma, anche per chi magari poi non gestisce quotidianamente appunto questo genere di malattie. Ok, dai, diamo l'appuntamento alla prossima. Ok, sì. Martedì prossimo, stessa ora. Stesso giorno, stessa ora. Stessa ora, stesso canale. Grazie a Giuseppe. E niente, davvero, un saluto caro a tutti. Ci vediamo martedì prossimo. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie. Ciao. Ciao.